Salve a tutti da Gianluca Virgilito e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 1 Notizie. L'operazione denominata Esculapio ha portato a provvedimenti nei confronti di medici specialisti accusati di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale. Il servizio di Santo Spartano. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 medici specialisti accusati di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale. I sanitari, con false certificazioni, hanno permesso la fruizione illegittima di indennità d'accompagnamento o pensioni di invalidità. I soggetti hanno alimentato così la presenza di falsi invalidi. 2 professionisti sono stati condotti in carcere, 3 ai domiciliari e 1 è stato sottoposto al divieto ad esercitare la professione medica per 1 anno. Sono coinvolte nell'inchiesta 21 persone. Santo Spartà per Antenna 1 Notizie. I coinvolti nell'operazione sono Giuseppe Blancato, Antonino Rizzo, per entrambi è prevista la custodia cautelare in carcere, poi Sebastiano Pennisi e Carmelo Zaffora ai domiciliari, Innocenza Rotundi di 55 anni, per lei è scattato il divieto di esercitare l'esercizio della professione medica. L'assessore alla salute siciliano Ruggero Razza dichiara: dal 25 maggio riprenderanno prestazioni sanitarie ordinarie. Si riapre dunque alla possibilità di accedere alle cure mediche principali per il popolo isolano con la riapertura di diversi importanti presidi. Sull'autostrada 18 Siracusa-Gela si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di Antonella Lembo, 56enne di Priolo. Il sinistro è avvenuto nel tratto tra Avola e Noto. La Polizia Municipale di Catania nella giornata di ieri ha elevato 14 verbali di contravvenzione allo stesso numero di cittadini per il mancato utilizzo della mascherina o di un altro strumento di copertura della bocca e del naso, materiali da indossare obbligatoriamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico secondo le normative regionali vigenti. Rinvenuto un panificio abusivo a Carini nel palermitano, provvedimenti nei confronti della responsabile. Maria Grazia Spartà. La Guardia di Finanza della Tenenza di Carini, nel palermitano, ha rinvenuto un panificio abusivo. La responsabile dell'esercizio è stata multata per 18.000 euro. Scatta il sequestro dei prodotti di panificazione, merce devoluta in beneficenza. Le Fiamme Gialle, tramite le banche dati, hanno denunciato la donna alla Procura della Repubblica di Palermo, poiché è responsabile di indebita percezione del reddito di cittadinanza. I finanzieri hanno segnalato quanto scoperto all'INPS per il recupero della somma di denaro percepita illecitamente, che ammonta a 6.288 euro. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. L'avvocato Antonio Giuffrida puntualizza quanto accaduto nei giorni scorsi a 4 persone che si erano recate all'interno dell'area archeologica di Eloro, trafugando alcuni reperti, raccontando che i suoi assistiti sono stati rilasciati a seguito di una richiesta in cui si specificava che il reato contestato non è furto pluriaggravato, bensì impossessamento illecito di beni culturali. Per quest'ultimo crimine non è prevista la misura cautelare, pertanto l'azione del legale ha consentito il rilascio dei 4 individui. L'avvocato precisa inoltre che non è possibile imputare con certezza ai sussistiti la rovina e il danneggiamento dei reperti archeologici in questione. Capitolo sportivo, le ultime in casa Calcio Catania. Pare siano stati pagati gli stipendi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio di altri 8 tesserati della squadra. Intanto la SPA continua nel suo lavoro di assestamento per una nuova proposta di acquisto. Il tutto mentre di sfondo resta aperto lo scenario della richiesta di accesso al concordato preventivo in bianco. Ascoltiamo il servizio. La SPA Sigi, che intende rilevare il Catania, ha reso noto tramite un comunicato stampa tutti i nomi dell'organigramma che gestirebbe la società rossa-azzurra qualora la trattativa andasse in porto. Confermate le indiscrezioni che avevamo riferito e in particolare quella circa la presenza dell'avvocato Giuseppe Rapisarda, che curerebbe i rapporti tra dirigenti e tifosi. Di seguito la nota diffusa dalla Sigi. La Sport Investment Group Italia SPA rende noto che l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale da 55.000 euro a 5 milioni di euro, condizionato all'acquisto del Catania Calcio. A poco più di 24 ore dalla formazione dell'SPA, poi, sono già 8 i nuovi imprenditori che hanno chiesto di poter far parte della Sport Investment Group Italia. L'assemblea dei soci ha anche deliberato la composizione dell'organigramma dirigenziale del Catania, nel caso in cui l'acquisizione dovesse andare a buon fine. Nel dettaglio la composizione: presidente Fabio Pagliara, vicepresidente Girolamo Di Fazio, vicepresidente
presidente vicario Antonio Paladino. Amministratori delegati Carmelo Munzone e Sergio Arena. Consiglio di amministrazione, presidente Angelo Maugeri. Consiglieri Stefania Baudo, Fabio Lattanzi e Nicola Lemura. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. Ed era questo l'ultimo contributo della Radio TG di oggi. Da Gianluca Virgilito, grazie per averci seguito. Linea che torna alla rete.